ricetta di questa torta l'ho trovata sul mio solito librone tedesco, che io amo tanto, ci sono in quel libro delle ricette meravigliose. E questa qui è una torta alla ricotta, c'è tantissima ricotta, non c'è farina, ma solo farina di semolino, è veramente eccezionale, sono rimasta contentissima. Era la prima volta che lo facevo, sono rimasta veramente sbalordita. Ottima ricetta, se vi piace la ricotta ovviamente. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, se siete nuovi da queste parti benvenuti, e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video, e io naturalmente vi aspetto su Facebook, sul blog dove trovate le ricette scritte passo passo, e su Instagram, il nostro amatissimo Instagram, dove tutti i giorni, più volte al giorno, fra storie e post mi trovate attivissima. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa divido i bianchi dai rossi in due ciotole e li metto da parte. In un contenitore metto il burro a temperatura ambiente, quindi bello morbido, e comincio a lavorarlo con le fruste fino a ottenere una bella crema liscia. Unisco lo zucchero e continuo a montare. Poi aggiungo anche i tuorli, uno alla volta, quindi sempre lavorando con le fruste fino a che si saranno amalgamati. Ora unisco anche la buccia di limone non trattato, grattugiata, la mia amatissima vaniglia, e abbondo anche, e la bustina di budino. Se non avete il budino potete sostituirlo con un cucchiaio abbondante di maizena. E aggiungo anche il semolino insieme al lievito. E continuo a lavorare con le fruste. Manca la ricotta, la unisco ora, e continuo a lavorare il composto fino a che non sarà omogeneo. Lascio un momento da parte, nel frattempo monto i bianchi a neve ferma. Unisco i bianchi al composto con molta delicatezza, mescolando dal basso verso l'alto, ma questo ormai lo sapete bene. Verso il composto in una teglia foderata di carta forno e con i lati imburrati e infarinati. Metto in forno a 175 gradi con forno già caldo per circa un'ora. Sforno la torta e la lascio raffreddare completamente prima di servirla. Io ho deciso di fare anche una salsa di accompagnamento che è totalmente facoltativa, però se ti piace l'idea puoi fare così. In un pentolino metto i frutti di bosco, oppure le fragole o i lamponi, il frutto è a piacere, lo zucchero e il succo di limone. Faccio cuocere molto brevemente, basta che i frutti facciano una bella salsa succosa. Spengo e servo con la torta. In the kitchen I was born.